Allora, io penso che è stato interessantissimo quanto il professor Cottarelli ci ha illustrato, e vorrei che apriamo, visto che l'occasione è particolarmente ghiotta, vorrei che iniziamo una franca discussione e informale discussione su quanto ci è stato detto. Il primo che ci chiede la parola è Bruciarelli, che è il Presidente regionale degli industriali. Grazie. Grazie professore, molto chiaro, la ringraziamo vivamente per questa presentazione, ma mi domando due domande. La prima: come facciamo ad essere tra i primi paesi più industrializzati del mondo nonostante questi 7 peccati capitali e non altri, e altri anche? E poi un peccato. Allora, lei parlava del club. Il club nella Germania sono stati più bravi, perché oltretutto sono riusciti a farlo in maniera silenziosa, non hanno fatto accorgere niente al resto dell'Europa. Nonostante questo, loro riuscivano a mantenere il potere d'acquisto più alto, e questo è un controsenso. Le chiedo cortesemente di darci spiegazione in questo senso. Grazie. Allora, il secondo, rispondo prima al secondo. Il problema è che anche riuscivano ad avere salari che aumentavano in termini reali, perché aumentava la produttività. La cosa fondamentale è che loro hanno tenuto gli aumenti salariali in linea con l'aumento della produttività. Se la produttività aumenta, questo è compatibile anche con un aumento dei salari reali. Da noi la produttività cresceva poco all'inizio degli anni 2000. Il problema è che poi abbiamo aggravato questa situazione mantenendo aumenti salariali più alti degli aumenti della produttività, quindi con un aumento del costo del lavoro per unità di prodotto, perché questo è il costo del lavoro per unità di prodotto, quindi al netto degli aumenti della produttività. In Germania la produttività cresceva di più, potevano crescere i salari reali. Il problema è che con questa perdita di competitività e la riduzione degli investimenti da parte degli imprenditori, perché i margini di profitto si riducevano, come ho detto, si creava una situazione in cui il cane si morde la coda, perché con meno investimenti la stessa produttività cresceva di meno. Quindi si è creato questo circolo vizioso per cui un aumento basso della produttività iniziale si è perpetuato nel tempo, perché si riducevano nel corso del tempo gli investimenti. Sulla prima domanda, io ho la risposta che devo di averla data. Noi abbiamo questi difetti, questi problemi, però abbiamo anche tante virtù. E se non avessimo questi difetti, probabilmente non saremmo tra i primi 7 al mondo, saremmo la prima nazione al mondo. Quindi in questo senso ci sono difetti, ma io ho detto non parlo delle virtù, perché è più interessante parlare è più costruttivo, diciamo, parlare dei difetti piuttosto che parlare delle virtù. Ci sono tante cose su cui poi si discute se sono virtù o difetti. Per esempio, un problema molto importante di cui io non parlo è il problema della dimensione delle imprese italiane. Alcuni economisti li considerano una virtù, altri economisti li considerano difetti. Io sono stato a Vicenza 2 giorni fa e gli imprenditori del Vicentino sono orgogliosissimi di rimanere piccoli, dicono che non è un problema anche a livello internazionale rimanere piccoli. Altri economisti tipo Zingales, per esempio, insistono moltissimo sulla piccola dimensione delle imprese italiane come problema. Ma comunque è chiaro che abbiamo anche grandi virtù. Gli imprenditori italiani sono bravissimi, nella sostanza, e anche a livello in generale io direi che il settore privato italiano funziona bene. Il problema è che siamo appesantiti da tante cose che riguardano il settore pubblico. Forse quella più grave è appunto questo eccesso di burocrazia, che pesa in maniera enorme, che rende più lento tutto quello che si cerca di fare in Italia. A livello individuale, di rapporti tra il singolo cittadino e la pubblica amministrazione, forse di nuovo a livello aneddotico qualche miglioramento si è visto. Io tornato in Italia, ho cambiato la residenza 2 volte, perché ho preso la residenza prima a Cremona, poi a Milano, ho fatto tutto senza dover andare in nessun ufficio. Però ricordiamo, ci sono differenze all'interno dell'Italia, il nord funziona meglio del sud anche dal punto di vista della burocrazia, e poi nel rapporto tra imprese e pubblica amministrazione io continuo a sentire enormi lamentele, e tutte le statistiche fanno vedere che ci sono stati pochi miglioramenti in termini di rapporto tra imprese e burocrazia anche al nord.
Professor Barcolini, presidente dell'ISTAO. Sì, un grazie agli organizzatori che ci danno la possibilità di sentirla qui di persona. Due considerazioni, una domanda. C'è un grande rispetto per tutti i cirenei come lei che hanno portato, diciamo, la croce della Spending Review da Giarda a Pallaschioppa, a Bondi, a Gutgeld, insomma, a lei. C'è una condivisione, diciamo, dei limiti e dei vizi della spesa pubblica, così come c'è una certa condivisione anche sull'individuazione dei peccati capitali. Qual è il problema che lei, come dire, nel libro sottolinea? È quello con cui lei ha lavorato, il presidente Ricoletta, denuncia come i limiti dell'attualismo. Tutto viene concentrato nel breve, brevissimo termine, quindi tutti gli obiettivi per i quali ci sarebbe bisogno di un lavoro di lunga lena, il debito pubblico, il miglioramento della giustizia civile, no? Tutti tempi molto, molto lunghi, e invece i tempi della politica sono drammaticamente accorciati sul versante del momento che scorre. Una domanda riguarda invece, perché qui la strada era stata trovata e poi subito abbandonata, uno dei sette, diciamo, il divario nord-sud. In effetti, dalle comparazioni internazionali risulta che tre o quattro regioni in Italia, Lombardia, no? Ma anche l'Emilia Romagna, anche il Veneto per certi versi, oramai è paragonabile come tasso di sviluppo al Baden-Württemberg, oppure all'Île-de-France, oppure alla Grande Londra. Il problema appunto è il divario. Ora, 20 anni fa, un ministro della funzione pubblica, diciamo lungimirante, Bassanini, aveva pensato a costi standard, livelli essenziali di assistenza, a cui lo Stato sociale veniva, diciamo, messo in linea anche sul versante dei costi, con un tasso di avvicinamento alla media dell'ordine del 5%. Quindi 20 anni per l'aggiustamento. Era la prospettiva giusta. Purtroppo, dopo 2 anni, le regioni per prime, quelle del sud, in nome appunto dell'emergenza, si disimpegnarono. Quindi le volevo chiedere se il primo punto all'ordine del giorno non è rimettere in pista una parola che oramai è dannata, che è quella della programmazione, del medio e del lungo periodo, su cui, come dire, lo Stato regolatore ha un compito. Ma sì, ha ragione, c'è questo problema fondamentale. Molte di queste cose, e l'ho visto anche come commissario, richiedono tempo. Ci sono misure di revisione della spesa che hanno effetto quasi immediato. Ci sono altre, quelle che riguardano la trasformazione della struttura dello Stato, della presenza dello Stato sul territorio, la presenza delle regioni nelle varie province, l'organizzazione delle forze di polizia, tutte queste cose, l'organizzazione dei comuni, quanti comuni ci devono essere. Sono tutte cose che richiedono tempo, per non parlare dell'efficientamento degli edifici pubblici. Io come commissario stavo in un ufficio in cui le finestre erano messe tanto male che in inverno ci volevano 2 condizionatori per tenere la temperatura a un livello minimo. Si poteva fare investimenti per metterla a posto, il problema si sarebbe risparmiato, ma queste cose richiedono tempo. Io ho provato a farle partire queste cose con un orizzonte temporale di almeno 3 anni, però non è stato possibile perché non c'era abbastanza supporto politico. Ora, questo vale anche per problemi di più maggiore portata, come cambiare il modo in cui funziona il Mezzogiorno d'Italia. Occorre tempo. In altri paesi queste cose si fanno con quello che si chiama un accordo bipartisan, cioè opposizione e maggioranza si mettono d'accordo per il bene del paese, facciamo partire certe cose. In Italia noi abbiamo purtroppo questa difficoltà a metterci d'accordo e continuiamo a litigare, però in linea di principio quello che bisogna sperare è che, è difficile dirlo in questo momento, che si facciano elezioni, si formi un governo stabile, questo governo stabile faccia certe cose con un orizzonte temporale di 5 anni, dopo 5 anni qualche risultato comincia a vedersi. Siamo nell'incertezza su quale se sarà possibile formare un governo. Io spero che si formi e che sia un governo che riesca a fare certe cose. Ora, se prendiamo i programmi dei vincitori delle recenti elezioni, ci sono certe cose che a me non piacciono. Sto parlando di 5 Stelle e della Lega.
soprattutto in termini di gestione del deficit pubblico e dei conti pubblici. La Lega in maniera più aperta l'ha detto che loro pensano che occorra aumentare il deficit pubblico. 5 Stelle sono stati più fluidi, diciamo, sul tema. Prima delle elezioni dicevano fondamentalmente: noi vogliamo fare certe cose, il reddito di cittadinanza, eliminare la legge Fornero, eccetera. Abbiamo individuato delle fonti di finanziamento, tra queste c'è anche la spending review di Cottarelli. Se i soldi non bastano, siamo anche disposti ad avere più deficit. Adesso, dopo le elezioni, lo dicono meno, anzi hanno parlato di mantenere il deficit all'1,5%, però non puntano a ridurre il deficit. Quindi la parte dei programmi politici dei cosiddetti vincitori che mi preoccupa di più è quella che riguarda l'andamento dei conti pubblici. Ci sono alcune cose che dicono nei loro programmi che sono in linea con quello che io dico in questo libro. La lotta alla burocrazia fa parte dei programmi sia della Lega che dei 5 Stelle. La lotta alla corruzione fa parte dei programmi della Lega e dei 5 Stelle, la velocizzazione della giustizia, e queste sono tutte riforme in qualche modo a costo zero. Quindi io spero che, se sarà fatto un governo tra queste due forze, almeno portino avanti queste riforme a costo zero, che comunque sono molto importanti per il futuro del paese. Con 5 anni di fronte, se si riesce a formare un governo stabile in Italia che dura 5 anni, beh, è chiaro che se non riusciamo a formare un governo, se non abbiamo un governo che è in grado di rimanere nel tempo, i problemi non si risolvono da soli. Marco Pozzi, cardiochirurgo pediatra. In effetti, nella sua presentazione, che ho veramente apprezzato molto, a mio parere ci sono 5 cause e 2 peccati. I peccati sono la corruzione e l'evasione fiscale, che oltre ad essere peccati sono anche reati, e da quello che ho capito dalla sua presentazione avrebbero un impatto enorme sulla economia nazionale e potrebbero veramente da soli risollevare tutti i problemi dalle cifre che ci ha presentato. Ecco, quello che mi stupisce è che invece vengano trattati al pari di altre cose, tipo l'andamento della natalità, piuttosto, cioè tante altre cause che sono molto più fisiologiche, non ci sia una concentrazione. E io spero che forse il momento è proprio propizio. Le ultime elezioni a cui lei faceva accenno, tutto sommato, hanno dato un grosso volto di fiducia, diciamo, ai partiti che magari si pongono più il problema di andare ad attaccare la corruzione o l'evasione fiscale, di cui si parla tanto. Ecco, ma non capisco la sostanza della domanda, non capisco perché questi due fattori, che sono così importanti e così illegali, non sono attaccati e gestiti in maniera molto più aggressiva di quanto avviene normalmente. Ma io però metterei anche, cioè, burocrazia e lentezza della giustizia un po' fanno parte della stessa categoria e sono ugualmente gravi. Anzi, forse la burocrazia forse danneggia anche più. Mi piace dire, le due cose vanno insieme: molta burocrazia e molta corruzione spesso vanno insieme. Forse la burocrazia danneggia ancora di più della corruzione di per sé. Tutte e due. Comunque metterei questi 4 perlomeno nella stessa categoria. Perché non si affrontano queste cose? In parte, diciamo, non dobbiamo essere troppo pessimisti, nel senso che qualche miglioramento c'è stato in alcune di queste aree. Evasione fiscale, lì nel libro si parla proprio dell'andamento nel corso del tempo, si evadeva di più negli anni 80. Il grado di evasione dell'IVA negli anni 80 era intorno al 35-40%, adesso l'evasione è intorno al 26-27% per l'IVA. Non c'è stato un gran miglioramento dalla fine degli anni della scorsa decade. Dal 2009 il grado di evasione dell'IVA era più o meno allo stesso livello, e lo stesso vale per le altre tasse. Però bisogna tener conto di un fatto che ci può in qualche modo rendere più fiduciosi nel futuro. Abbiamo avuto una crisi economica molto forte. In un periodo di crisi economica si tende a evadere di più. Il fatto che noi abbiamo mantenuto il grado di evasione invariato vuol dire che siamo stati in qualche modo, abbiamo avuto già di per sé un successo. Nel 2015 l'evasione sembra essersi ridotta. Io penso che il prossimo anno, quando si rifaranno le stime per il 2016, ci potrebbe essere un'ulteriore riduzione. Quindi,
Sì, poi c'è quest'altro fatto appunto che spiega perché. Comunque volevo finire questo discorso, quindi io penso che ci sarà un miglioramento. Per alcuni di questi problemi un miglioramento c'è, per altri no, però alcuni di questi problemi sono difficili particolarmente da combattere per fattori strutturali, e uno dei più importanti è il fatto che nel nostro paese, questo vale in particolare per l'evasione, nel nostro paese predominano i lavoratori autonomi e le piccole imprese, e in tutti i paesi del mondo è più difficile tassare i lavoratori autonomi dei lavoratori dipendenti, ovviamente, perché non c'è la ritenuta alla fonte, e le piccole imprese, perché ce ne sono tante, è più difficile controllarle. Un lavoratore autonomo negli Stati Uniti evade circa il 57% del proprio reddito. Un lavoratore autonomo in Italia, secondo le ultime stime, evade circa il 66% di più, ma non in maniera enorme rispetto agli Stati Uniti. Ci sono paesi che sono meglio degli Stati Uniti, negli Stati Uniti si evade abbastanza. Però in parte il problema nostro è che abbiamo molti più lavoratori autonomi degli altri paesi. Circa il 25% dei nostri lavoratori sono autonomi, in Francia e Germania intorno al 10%, e questo rende più difficile la lotta all'evasione. Oltre a questo, è difficile combattere questi problemi perché sono spesso generati da una cosa di cui parlo molto nel libro, di cui non ho ancora parlato oggi ma devo nominarla: il fatto che noi abbiamo, negli studi internazionali, noi abbiamo poco capitale sociale. Che cos'è il capitale sociale? È quella cosa che ci rende consapevoli del fatto che se noi ci comportiamo in qualche modo aggirando le regole del vivere comune, apparentemente facciamo il nostro interesse, ma facciamo il male della collettività e alla fine ci rimettiamo anche noi. Il capitale sociale è quella cosa che ci fa fare la fila in modo ordinato, senza cercare di superare quello che ci sta davanti. Gli studi internazionali sembrano far vedere, i confronti internazionali fanno vedere che abbiamo poco capitale sociale, e quindi questo rende per esempio più facile la corruzione, più facile l'evasione, tutte queste cose. Bisogna combattere, bisogna costruire questo capitale sociale, e lo dico chiaramente negli ultimi pensieri conclusivi del libro, attraverso un'azione che parta, che coinvolga sia le famiglie che la scuola. L'ora di educazione civica è una cosa che dovrebbe diventare fondamentale nelle scuole italiane, e poi c'è il ruolo di ognuno di noi nel cercare di diffondere certi valori. Gerardo Colombo, del pool Mani Pulite, lasciata la magistratura, passa il suo tempo ad andare a visitare scuole per parlare, visiterà tipo 200 scuole ogni anno per parlare ai giovani, agli studenti, per spiegare loro che la corruzione fa male. Allora dobbiamo in qualche modo non pensare che la soluzione ai nostri problemi debba venire necessariamente dall'alto, deve venire da noi. Noi stessi dobbiamo cercare di insegnare ai nostri figli dall'inizio che fare certe cose, che rispettare la legge è necessario. Se poi la legge non ci piace, e spesso le leggi non vanno bene in Italia, per esempio io sono il primo a dire che il livello di tassazione in Italia è troppo alto, dobbiamo cercare di modificare le leggi piuttosto che cercare di aggirarle. Io mi rendo conto che faccio un po' il predicatore, però io ormai di professione faccio il predicatore, quindi sono tornato in Italia, lasciato il Fondo Monetario, sono tornato in Italia, ho aperto questo osservatorio sui conti pubblici per fare il predicatore. Per questo vado anche spesso in televisione, scusate se ci sono molto spesso, mi invitano, io tutte le volte che mi invitano ci vado, perché mi sembra un modo per parlare a un pubblico più vasto. Però io ci credo in queste cose, credo che sia necessario capire che se vogliamo migliorare e sfruttare, diventare davvero la prima nazione del mondo, perché tanti virtù ne abbiamo, dobbiamo cercare però di avere più senso della collettività, del vivere civile, del vivere comune, andare un po' al di là di quello che sembra essere il nostro obiettivo immediato, anche lì pensando al termine del lungo periodo, per capire che certe cose che apparentemente ci danneggiano nel breve periodo, alla fine fanno bene alla collettività e quindi fanno bene anche a noi. Bravo. Grazie. Mattarelli Premier. Addirittura. Addirittura non credo. Sì, sì,
Professor Pacetti. Volevo chiederle un parere su quello che a me sembrerebbe poter avere la dignità di ottavo peccato capitale. Capisco che non si può cambiare la teologia, i peccati capitali sono sette, chiamiamolo sette bis all'italiana. Allora il sette bis secondo me è la drammatica sottodotazione di capitale intellettuale di livello terziario, livello più o meno universitario, perché a mio avviso denota il nostro paese, siamo sulla metà dei valori medi di dotazione di questo capitale intellettuale rispetto ai paesi europei, e che a mio avviso può, sogniamo di aver risolto quasi tutti i sette precedenti. Poi come facciamo a far calare il costo per il club o comunque a far crescere la produttività del sistema se abbiamo una dotazione di capitale intellettuale così scadente? Guardi, io ne parlo un po' nel libro, soprattutto ne parlo nel capitolo in cui si parla del Mezzogiorno, perché se c'è la media nazionale non è particolarmente alta, questo problema del capitale umano, in fondo chiamiamolo in questo termine, è particolarmente serio nel meridione. Per questo io dico, una delle principali, se ci sono risorse da investire, io le investirei nel meridione non tanto nel capitale fisico, infrastrutture, ma in capitale umano, facendo funzionare meglio le scuole e le università del sud. Abbiamo già investito tanto male, abbiamo investito male in capitale fisico nel sud. Ma forse si tratta di investire di più in capitale umano. L'altra cosa che dico occorre fare nel sud è quello di cercare di far funzionare un po' l'idea di Bassanini 20 anni fa, di far funzionare meglio l'amministrazione pubblica al sud, perché in qualche modo è intollerabile che lo Stato dovrebbe funzionare nello stesso modo nel nord, nel centro e nel sud. È intollerabile che nel sud tutti gli indici di funzionamento degli uffici pubblici, e sto generalizzando ovviamente, ci sono all'interno del sud anche delle differenze, delle eccellenze, però in media gli indicatori di efficienza del sud sono peggiori di quelli, e sto parlando solo della pubblica amministrazione, rispetto a quelli del nord. La Banca d'Italia ha anche stimato la produttività negli uffici pubblici del sud, che è più bassa di almeno il 15% di quella del resto dell'Italia. Bisogna risolvere questo problema. L'altro punto è quello di investire nei giovani del sud, nella pubblica istruzione del sud, nelle scuole, nelle università. Anche lì credo che non sia una cosa impossibile costruire un capitale sociale e umano più forte nel sud. Quando io vedo l'atteggiamento dei giovani del sud nei confronti di fenomeni di criminalità organizzata, la mafia, secondo me è cambiato molto negli ultimi 20-30 anni. Manifestazioni pubbliche contro la mafia come si fanno adesso in Sicilia forse non sarebbero state possibili 30-40 anni fa, quindi è possibile cambiare, questo intendo dire. Però bisogna capire quali sono le priorità, e secondo me la priorità nel sud è più l'investimento del capitale umano che l'investimento in infrastrutture, che pure mancano, però bisogna scegliere. Certo. Scusate, innanzitutto è domenica, neanche se parlassimo di calcio ci sarebbe così tanta attenzione. Io direi di fare ulteriori tre domande e poi di concludere, ok? In ordine delle persone che l'hanno chiesto. Sì, grazie. Sono Francesco Giacinti, consigliere regionale, presidente della Commissione Bilancio e Affari Istituzionali. Complimenti professore per la sua relazione, ma certamente non sono io il primo ad apprezzare le sue relazioni. Complimenti soprattutto per l'aspetto che lei individua, è uno dei pochi, devo essere sincero, ovvero l'importanza della dinamica demografica nel contesto socio-economico che viviamo. Ovviamente tutte gli altri sei peccati capitali. Esemplificativo il passaggio dove lei dice che la riduzione di un ottavo del livello di evasione avrebbe comportato che il nostro debito pubblico sarebbe stato lo stesso della Germania. Lascio andare i pensieri dove andrebbero autonomamente. È vero quello che diceva il professor Marcolini, i tempi della politica spesso non collimano con tempi e obiettivi di programmazione per
incamerare i giusti risultati. Però è anche vero, e qui nasce la mia domanda, alla quale la prego di dare solo una valenza tecnica, ovviamente non politica, il tempo necessario per programmare ci porta lontano dalle dinamiche di questo sviluppo socio-economico di questi tempi. E allora l'Italia, ultima d'Europa, per usare un paradosso, o prima del continente africano? Per evitare questa domanda, la mia domanda è la seguente: che ne pensa di un intervento forte, chiamiamolo shock, chiamiamolo, intitoliamolo il nuovo New Deal italiano, che possa sfociare nella possibilità di incamerare rapidamente risorse adeguate a poter poi agire tempestivamente e non aspettare i tempi obiettivi che giustamente richiamava il professor Marcolini, ma che forse non ci possiamo permettere proprio per questa velocità con cui l'economia, la trasformazione sociale e anche culturale, lo ha detto lei nel passaggio della questione demografica, non è tanto una questione economica, perché la tendenza si è invertita proprio negli anni 60, ovvero gli anni del boom economico. Quindi questa è la mia domanda. Quando parla di intervento forte shock, in termini di risorse, tipo una patrimoniale? Non volevo fare questo nome perché non volevo usare questo nome, ma lei mi ha capito benissimo. La linea di direzione sarebbe questa: un intervento, chiamiamolo dirigista, al fine di potersi procacciare risorse per intervenire rapidamente sulle problematiche che lei ha magistralmente toccato. Guardi, io sono tendenzialmente, per natura, uno che fa le cose, preferisce il gradualismo piuttosto che lo shock, se si può evitare. In certe situazioni non si può evitare uno shock, però se ci si muove in tempo, secondo me si possono evitare lo shock. Nel mio questo libro non parlo di una patrimoniale, ne parlo nel libro precedente, e dico che non è che se cadessimo di nuovo in una situazione di crisi come quella del 2011, è possibile, in cui ci tocca magari chiamare la troica, tutte queste cose eccetera, è possibile che venga introdotta una patrimoniale. Però rendiamoci conto che cosa vuol dire. Questo vuol dire una patrimoniale vera è una cosa che per sua natura è una tantum, è grossa ma risolve appunto l'idea, basta, non parliamone più, facciamo una patrimoniale. Però il problema è che, essendo molto grande, crea grossi problemi di liquidità nel pagamento. Perché se io posso avere una casa molto bella che vale, non so, 1 milione di euro, e devo pagare una tassa del 15%, non è che posso avermi un quindicesimo della casa. Ho grossi problemi di liquidità. Quindi questa è una cosa, io non posso, cioè, non è che uno, in situazioni di emergenza tutto si può fare. Però io credo, prima di tutto, che se ci muoviamo, e credo che per esempio una patrimoniale sia meglio piuttosto che fare una ristrutturazione del debito pubblico, perché la ristrutturazione del debito pubblico è una tassa che grava su chi ha investito in titoli di Stato. Una patrimoniale grava su tutta la ricchezza. Se io ho investito in titoli di Stato tedeschi, una patrimoniale la devo pagare lo stesso. Se io faccio una ristrutturazione del debito pubblico, quella è una tassa che grava soltanto su chi ha dato fiducia allo Stato italiano. Allora una patrimoniale è meglio di una ristrutturazione del debito pubblico, però io credo che sia meglio evitare, perché comunque è uno shock molto forte. Una patrimoniale è comunque una tassa, è una tassa che colpisce per l'intero montare dall'inizio, non è una cosa distribuita nel tempo. Io spero si possa evitare. Abbiamo, mi sembra, l'ultima domanda. C'è qualcun altro? Guardate, le domande sono, ce ne abbiamo. Allora, facciamo all'italiana, accogliamo gli ultimi due, poi chiudiamo, perché sennò. Allora, 1, 2, 3, 4. Allora, veloci. Viva Mario. Ecco, grazie. E volevo sottolineare un aspetto molto importante.
Io ho già letto il libro, me lo sono studiato, sono un attento lettore del professor Cottarelli, e ci sono un'infinità di spunti interessantissimi, analisi importanti. La mia analisi è stata quella di unire i punti in modo forse leggermente diverso. Io vorrei mettere il focus sulla cosa: io sono un imprenditore, piccolo imprenditore che lavora a livello nazionale e a livello europeo. Quindi ho vissuto i miei 45 anni di lavoro in prima persona e ho visto tutte le trasformazioni, e su questo mi sono fatto una ragione molto precisa, anche perché negli ultimi anni faccio parte di un'associazione che studia macroeconomia, la MMT Italia, per chi volesse andare a vedere. Dunque vorrei mettere il focus su un punto fondamentale, tutti i punti che lei ha sottolineato benissimo, e anch'io. Quando parliamo di competitività, la competitività dentro e fuori l'Eurozona, è chiaro che, io lo anticipo chiaramente, sono profondamente critico su questa Eurozona, perché non ha nulla di solidale. Noi siamo in piena competizione, l'articolo 3 del trattato di Maastricht dice: siamo un'economia di mercato altamente competitiva. Bene, se siamo altamente competitiva, io consiglio a tutti i miei colleghi imprenditori molto più titolati di me di ragionare qual è lo strumento, il campo di gioco che ci confà di più. Vorrei, per far comprendere, e metto all'attenzione del professor Cottarelli, che mi darà la sua opinione, che attenterò con ansia e con interesse, competitività e inflazione. Noi abbiamo avuto, da dati che ha una serie di dati infiniti interessantissimi che ci sono nel libro, fino al 2008 eravamo al pari della Germania. Poi cosa è successo? È arrivata la crisi e noi siamo crollati di colpo. A parte che i nostri parametri, già con l'entrata dell'euro, hanno invertito totalmente l'andamento, siamo pieni di grafici, di storici che ce lo dicono. Ma che cosa è successo? Noi dal 2000, dall'entrata nell'euro fino al 2008, abbiamo avuto un'inflazione interna più alta. Ma che cosa è dovuto a questa inflazione più alta? A che aspettavamo di essere competitivi? No, è che noi spendevamo di più, noi facevamo più spesa privata. Spendevamo in beni e servizi, e quando ci sono dei buoni consumi abbiamo anche naturalmente una leggera inflazione che cresce. I tedeschi, che questo meccanismo lo sanno bene, hanno barato, sono entrati nell'euro, hanno fatto la legge Hart, hanno compresso i salari, perché i salari sono stagnanti da allora, giustamente, dice il dottor Torelli, da adesso cominciano a crescere. La domanda è questa. Secondo lei, professor Cottarelli, c'è veramente questa possibilità dentro l'euro, dove noi, non avendo più sovranità monetaria, non possiamo fare più politiche espansive? Se abbiamo bisogno di soldi, di New Deal, dobbiamo chiedere in prestito a qualcuno. Se avessimo la sovranità monetaria, potremmo crearceli con dei deficit strutturali. È un elemento in più di forza o no la sovranità monetaria? Grazie. Voi dovete sapere che io e il signor Tiziano abbiamo ormai da mesi in corso uno scambio di email su questi temi che va avanti moltissimo. No, io credo che prima di tutto il problema di quello che è successo all'inizio del 2000, dopo il 2000, non ha soltanto a che fare con la spesa privata, ha a che fare moltissimo con la spesa pubblica. Noi abbiamo ereditato dal governo precedente, alla fine degli anni 90, un avanzo primario, cioè una differenza tra entrate e spese al netto degli interessi. Avevamo un avanzo primario dell'ordine del 4,5-5%. Arriva il governo Berlusconi, i tassi di interesse cominciano a scendere perché siamo entrati nell'euro, e lì riparte la spesa pubblica. Quindi quello che è ripartito è stata la spesa pubblica, con aumenti anche salariali forti per i dipendenti pubblici. Questo ha tenuto alto l'inflazione, che già di per sé sarebbe stata alimentata dalla riduzione dei tassi di interesse. È una cosa che si vede in tutti i paesi che entrano in un accordo di cambio: i tassi di interesse scendono, l'economia tende a surriscaldarsi perché i tassi di interesse scendono, e il rimedio normalmente è quello di stringere sulla politica fiscale, fra l'altro mettendo a posto i conti pubblici, cosa che per esempio ha fatto il Belgio, perché il Belgio era esattamente... anzi stava peggio di noi in termini di conti pubblici alla metà degli anni 90, però si è messo in ordine con i conti pubblici, ha evitato questa perdita di competitività,
ha ridotto il debito pubblico, si è trovato nel 2008 con un debito pubblico più basso del nostro, una maggiore competitività, e se l'è cavata benissimo, e hanno continuato a crescere in questo periodo. Il che vuol dire che quello che è successo in Italia non è che necessariamente deve succedere se un paese entra in un accordo di cambio, succede se non si fanno certe cose, incluso aumentare la spesa pubblica troppo in quel periodo. Io in quel periodo ero il capo della missione del Fondo Monetario in Italia, quindi venivo a fare le visite annuali e mi trovavo, tra virgolette, a litigare un po' con il ministro Tremonti all'epoca, proprio perché all'epoca dicevo: guardate, questo è il momento in cui i tassi di interesse stanno scendendo, non durerà sempre così, è il momento di bisogna approfittare non per ridurre l'avanzo primario, ma cercare di ridurre il debito pubblico. Io non vorrei trovarmi adesso nella stessa situazione di fare un po' il grillo parlante che dice: guardate, adesso i tassi di interesse sono bassi, approfittiamone per mettere a posto i conti pubblici, e poi quando ci sarà una nuova crisi ci ritroveremo di nuovo ad avere grosse difficoltà. Grazie, rapidissimo. Gianni Ciotti, commercialista. Vivo il dramma delle imprese quotidianamente, sempre imprese di medio livello, fino a 200 dipendenti nella mia attività professionale, e per cercare in alcuni casi di superare quelle che sono le difficoltà, costo del lavoro e quindi competitività internazionale, siamo andati con due aziende ad aprire posti di lavoro e quindi creare condizioni nuove di lavoro in Tunisia, costo da 10. In questa maniera riusciamo ad essere competitivi. Allora, domanda specifica: dato che proprio nell'ambito, nell'ambiente dove le imprese hanno aperto aziende e quindi capannoni industriali, c'è una comunità italiana dei settori più diversi, più diciamo diversificati, io penso che una delle cose che dovremmo puntare è cercare di trovare lo strumento per ridurre il costo del lavoro, prima cosa fondamentale. E quindi quando il ministro Calenda punta necessariamente sull'industria 4.0, non sarebbe il caso di puntare sul fatto della integrazione di piccole e medie aziende che possano permettere la competitività internazionale? Perché è una condizione essenziale, e su questo ho purtroppo delle esperienze negative. Al rapido sulla seconda cosa: non so e non conosco perché non possa essere previsto nel contesto della spesa pubblica un incremento del numero dei magistrati. Il dramma è quotidiano. Grazie. Allora, io sono d'accordissimo sul costo del lavoro. Fra l'altro, appunto, si può ridurre il costo del lavoro riducendo anche il peso della tassazione, il famoso cuneo fiscale. Ridurre il cuneo fiscale, però bisogna finanziarlo controllando la spesa pubblica. Maggiore integrazione, pure di quello sono d'accordo, però io lì c'è questo tratto molto italiano: noi abbiamo una difficoltà a metterci insieme, credo bisognerebbe superare questa cosa, è molto serio. E poi l'ultima cosa cos'era? I magistrati, noi però non è che abbiamo, noi non abbiamo meno, la spesa per la giustizia in Italia non è più bassa che all'estero. Quello che è diverso dall'estero è che noi siamo molto più litigiosi degli altri, quindi noi spendiamo, in termini di offerta di giustizia, spendiamo tanto quanto gli altri. In termini di domande di giustizia siamo molto più litigiosi degli altri. Le cose stanno migliorando da questo punto di vista, in parte stanno migliorando perché si è reso un po' più costoso aprire una causa civile, fra l'altro anche con la famosa chiusura dei tribunalini, che non sono piaciuti a molto, però hanno reso più costoso anche in termini di tempo aprire una causa civile. Il numero di cause civili che si aprono ogni anno in Italia è ancora più alto di quello di Francia e Germania, però un po' meno rispetto al passato, e si è ridotto anche conseguentemente questo enorme numero di cause pendenti, che era di oltre 6 milioni 10 anni fa, e adesso siamo sui 3 milioni e 7, sempre più alto che all'estero. Però lì si sta facendo qualcosa, però il problema non è il numero di magistrati rispetto all'estero, siamo troppo litigiosi. Io direi, guardate, sono le 13, capisco che l'argomento è interessantissimo, però dobbiamo, guardi, allora c'è una domanda che deve fare il signore che è pensionato, poi passiamo, chiudiamo così, Allora, due signori e basta, poi grazie.
Io sarò brevissimo. Prima vorrei farle complimenti per come riesce a spiegare temi così complessi in maniera semplice. Questa è una caratteristica di poche persone. Non mi sono presentato, sono Fabrizio Marcantoni, faccio il libraio. Vorrei fare una domanda più politica, se mi permette. Dall'analisi del voto del 4 marzo scorso, molti imprenditori del centro-nord hanno orientato i loro consensi su, diciamo, i due partiti più populisti in Italia. Naturalmente, come lei ha sottolineato anche prima, seppur marginalmente, i programmi di questi due partiti non sono sempre stati così molto chiari e soprattutto molto spesso sono vietti di contraddizioni. Mi può spiegare perché una classe imprenditoriale si orienta, che ha bisogno di certezze naturalmente, che ha bisogno di visioni, che ha bisogno di cose, come dire, strategicamente importanti, perché si può orientare in questa maniera? Grazie. Ma non lo so, insomma, bisognerebbe chiedere a loro, ma a uno psicologo. Comunque, insomma, il fatto è che c'è bisogno di un'economia che non cresce, che cresce poco, chiaramente è un'economia in cui si sente la necessità di andare a cercare qualcosa di nuovo. Poi c'è stata la promessa della flat tax, credo che abbia attirato molto gli imprenditori del nord. Che sia realizzabile o meno, questa è un'altra questione, però la flat tax premia di più i redditi più alti, abbassa le tasse per tutti, però premia di più i redditi più alti. Forse questo può avere contribuito, bisognerà vedere in che misura. Io non sono uno che demonizza la flat tax di per sé, ha vantaggi e svantaggi, ha il vantaggio grosso di semplificare la base imponibile, perché verrebbe insieme all'eliminazione di moltissime queste deduzioni, detrazioni che complicano il sistema. Però non c'è niente da fare, in termini di distribuzione del reddito taglia di più le tasse ai più abbienti e meno ai meno abbienti, quindi la distribuzione del reddito diventa meno uguale di quella che è attualmente. L'ultimo intervento, grazie. Buongiorno, sono Cesare Luigi, sono pensionato. Veramente qui volevo parlare, io faccio una riflessione che me la sogno sempre anche la notte, ma tra i vari problemi culturali ce n'è uno che il sottoscritto può testimoniare in quanto l'ho vissuto e lo stiamo vivendo. Il grande problema del cambio lira-euro, andato in vigore 1 gennaio 2002. Sono un pensionato e mi chiamo Cesare Luigi, di 75 anni, ed ho versato contributi IMSS per 20 anni e per altri 20 anni nel fondo Fideuran, quindi lire. Quindi tutto ciò l'ho maturato in lire al momento dell'entrata in vigore dell'euro. Mi sono trovato a cambio della lira euro ad aver subito una svalutazione del 50% con l'introduzione appunto dell'euro. Ciò è avvenuto per la tolleranza di noi tutti, non è solo i politici, e specialmente per le autorità di controllo che non hanno fatto rispettare tassativamente il cambio lira, il cambio che una lira è diventata 1936-25. Il cambio a tanti cittadini furbi, a tanti cittadini italiani furbi, siamo tanti, è stato un vantaggio come artigiani, commercianti e professionisti che si sono adeguati, si sono dovuti adeguare con le loro tariffe e anche chi ha potuto. A chi ha venduto beni in euro, uguale 200 milioni di lire, sono diventati okay, 100 milioni. No, no, faccia finire. No, okay, abbiamo capito che lei parla del tema del cambio. Del tema che abbiamo parlato. Perché abbiamo parlato dell'euro, ma sopportare l'euro per gli italiani non ce la fa. Non sono culturalmente adeguati, vogliono una svalutazione, apposta la crisi anche dell'immobile, perché l'immobile è andato in crisi perché la svalutazione non c'è. Perché se no non staremmo qui, che hanno provocato anche crisi bancarie, diciamo. Quindi veramente questo controllo non c'è stato da parte della cosa. Però, come ripeto, gli italiani ci hanno guadagnato, sono arricchiti di questo cambio. Perché solo per i primi 6 mesi è stato controllato e se veniva qualsiasi acquisto che veniva fatto, veniva certificato. La ringrazio, però ecco, ci siamo. Possiamo ho finito. Un attimo, scuso che finisco. Per il mio caso, pensionato, che è stato
40 anni contributi in lite, si trova una posizione mensile di 750 euro, appunto svalutata 50%. Ritengo che sia avvenuto un crimine finanziario che ha colpito persone che sono diventate indigenti e arricchito chi aveva saputo adeguare le tariffe, quindi chi aveva risparmiato in lire si è visto depaurato il proprio patrimonio. Ritengo che sia la più grande ingiustizia degli ultimi anni. Questa è la vera crisi che i media non hanno sostenuto invece per altre cause, specialmente a chiacchierare contro la politica, che in parte sono state protette, quindi anche la crisi non sai protette, non è che sta lì la crisi, lì c'è stata sempre certe crisi, mentre per l'evidente ingiustizia, del cambio lira-euro, nulla è stato fatto. Ok, grazie, è stato più che chiaro. Il problema è tanti citano questo cambio, il fatto che fondamentalmente dice i prezzi sono raddoppiati quando siamo entrati con, perché è stato cambiato, è che è stato cambiato uno a uno, questo intende dire. Sì, e conseguentemente i prezzi non sono stati controllati, sono andati su. Sì, doveva rimanere uguale, invece sono aumentati. Guarda. La speculazione che ci sta degli italiani. Comunque, in qualche modo, io adesso se andiamo a vedere quello che ci dicono le statistiche, ci dicono che non è che i prezzi sono raddoppiati, però, mi lascio finire, però in qualche modo, in modo minore, ho detto anch'io la stessa cosa, nel senso che ho detto che in conseguenza dell'euro l'inflazione in Italia ha continuato ad andare avanti come continuava prima, quindi i prezzi sono aumentati più di quanto avrebbero dovuto aumentare. La domanda è perché questa cosa non è successa in altri paesi, e io la mia spiegazione gliela do, perché sono state seguite delle politiche, anche delle politiche fiscali, che erano state inappropriate, hanno portato a un surriscaldamento dell'economia italiana, e quindi c'è stata più inflazione di quanto avrebbe dovuto esserci. Questo, in qualche modo, io ne parlo del libro di questa cosa. Forse lei estremizza un po', però qualche cosa in quello che ha detto c'è anche nel mio libro. Ringraziamo lei che abbiamo concluso la mattinata, ringraziamo di nuovo il professor Cottarelli e speriamo ad un altro incontro altrettanto proficuo. Grazie. Grazie. Ci rivediamo. Non mi saluti più nemmeno. Oh Gianni, Ciotti, ho documentato tutto. Ciao. 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 Come va? Ciao, scusi dottore. Quella volta non era così famoso, adesso tutti lo vogliono, non è che c'è una parola chiara. La volevo salutare, complimenti. Sole, ma le mani. Ma
faccia accendere. Se non avesse fatto, sarebbe durato 3 anni che qualcosa avrebbe fatto. Tanto la mia ce l'avete, Carlo Punto Cottarelli, Carlo ce lei è di una... Sì, sì, l'associazione, no, l'associazione consumatori utenti, c'è un blog sul... come si chiama? Su YouTube. Associazione consumatori utenti, Iaco Marche. Dopo ci vuole volentieri. Le riprese. Sì. Grazie. Ascoltiamo sempre molto volentieri. Professore, io non sono un economista, mi sono presentato prima Associazione Consumatori. Siccome c'è un amico che mi ha detto di farvi una domanda, io gliela leggo. Questa domanda dice: come può accumularsi il risparmio privato in un sistema di economia soggetto al pareggio di bilancio? Cioè, ma in Germania c'è il pareggio di bilancio, però accumulano risparmio privato. Cioè nel senso, come si può ridurre il deficit tra il cittadino se la Costituzione dice che ci deve essere un pareggio di bilancio? Non c'è uno scompenso? Ma no, perché altrimenti dovrei vedere i paesi che hanno il pareggio di bilancio senza risparmio privato, ma c'è il risparmio privato anche. Non è che vincola troppo, vincola troppo. Il pareggio di bilancio vuol dire che lo Stato incassa quanto spende. Non è che sottrae niente ai cittadini. Quando lo Stato è in deficit sta dando qualcosa ai cittadini. Se il bilancio è in pareggio non dà niente, però non è che sottrae. Per sottrarre ci vorrebbe un SUP. Allora verso il SUP sto assorbendo qualcosa ai cittadini. Però quindi, le due cose non sono incompatibili.
Ok, grazie. Lo facciamo venire a pranzo adesso?